Susie scrive storie di paura, ma la sua vita è noiosa. Vive da sola con i suoi gatti. Quanti gatti ha Susie? Riesce a contarli? Esatto, sono 12. Il gatto sullo scaffale è una statuetta. Susie ha appena finito di scrivere il suo nuovo romanzo ed è andata a incontrare il suo agente, Harry. Lo ha trovato privo di sensi nel suo ufficio. La polizia ha interrogato 3 sospetti. L'addetto alle pulizie ha detto di aver lavato le finestre nell'ufficio di Harry tutta la mattina. In quel momento Harry stava bene. Sara, un'altra autrice, era a un importante pranzo di lavoro, non in ufficio. E George, anche lui scrittore, stava scrivendo un nuovo romanzo a casa. Chi sta mentendo? L'addetto alle pulizie. Dice di aver pulito le finestre, ma perché sono così sporche? Susie è tornata a casa ed è andata a letto, ma nel cuore della notte è stata svegliata da rumori strani. Ha visto 3 fantasmi nella sua camera. Si è accorta che uno non era un vero fantasma e gli ha chiesto di smetterla di prenderla in giro. Qual è il fantasma finto? Questo tipo qua non è trasparente, ha l'ombra. Il fantasma finto si è tolto la maschera e il costume. Non appena Susie ha visto la sua faccia, ha urlato. Come mai? Guarda questo poster sul muro. Il ragazzo assomiglia al personaggio della copertina di uno dei romanzi di Susie. Alex, sei tu? Chiede Susie. Alex risponde, sì, e ho bisogno del tuo aiuto. Il mio mondo è in pericolo. Susie era disposta ad aiutarlo, ma prima voleva che Alex risolvesse un indovinello. La gente mi ama o mi odia. Cambio l'aspetto e i pensieri delle persone. Se una persona si cura, aumento. Confondo alcune persone, per altre sono un mistero. Alcune cercano di nascondermi, ma io continuo ad essere visibile. E per quanto le persone si sforzino, non diminuisco mai. Cosa sono? Alex ha risposto correttamente. Insieme entrano nel portale nello specchio di Susie. Qual è stata la sua risposta? È l'età. Susie e Alex si avvicinano a un vecchio castello dove vivono un lupo mannaro e una bella ragazza. Dai locali scoprono che la ragazza in realtà non vuole vivere lì. La bella invita Susie e Alex al castello e dice: «Mio marito sarà qui presto, dovete nascondervi!» Si nascondono nel seminterrato e chiudono la porta a chiave. Ma nel cuore della notte il lupo mannaro apre la porta e li attacca. Come ha fatto a trovarli? Il lupo mannaro era la ragazza. Susie e Alex scappano dal castello e si nascondono in una capanna. Ma era una trappola. Qualcuno ha chiuso la porta dall'esterno. Le pareti cominciano a muoversi. I due hanno solo 30 secondi per scegliere la porta giusta da cui scappare. La prima porta conduce a un tunnel con pericolosi serpenti e scorpioni. Dietro alla seconda c'è un minuscolo ascensore di legno e dietro alla terza c'è della lava calda. Quale porta dovrebbero scegliere? La seconda. Anche se l'ascensore è piccolo, potrebbero entrambi entrarci e scappare da questa capanna inquietante. Susie e Alex escono e vedono un vampiro che gli dice: «Non vi preoccupate, non vi mordo se riuscite a risolvere il mio indovinello!» Corro per le colline, giro intorno alle montagne, salto sui fiumi e striscio nelle foreste. Se devi trovarmi, esci alla porta. Cosa sono? Alex ha risposto bene e il vampiro li lascia andare. Come ha risposto? Sono una strada. I due camminano nel bosco e si imbattono in 2 donne. Alex sussurra all'orecchio di Susie: «Fa attenzione, una è un fantasma!» «Chi?» «Questa donna qui non ha l'ombra!» Susie e Alex hanno continuato la loro folle ricerca e hanno incontrato 3 amici su una spiaggia. Uno è un lupo mannaro. Riesce a indovinare chi?
Lui, guarda le sue impronte, è tornato umano da pochissimo. Suzy e Alex hanno deciso di fare un picnic su una spiaggia romantica. Improvvisamente sentono qualcuno cantare. Una sirena li ipnotizza con la sua bella voce e li porta nel suo regno sottomarino. Quando Suzy si sveglia, chiede alla sirena di lasciarli andare. La creatura magica le risponde: «Ti lascerò andare se mi aiuti a tagliare questa torta in 4 pezzi con solo 2 tagli. Hai capito come farlo?» Per prima cosa devono tagliare la torta a metà, poi devono tagliare la torta di lato attraverso il centro, in modo che abbia 2 strati. Ora la torta è divisa in 4 pezzi con solo 2 tagli. La sirena li lascia andare. Non appena Suzy e Alex arrivano a riva, vedono delle fiamme. Il magazzino della signora Adams va a fuoco. La gente del posto ha catturato 3 sospetti, persone che erano vicino al magazzino quando è iniziato l'incendio. Ma la polizia non ha trovato né fiammiferi né accendini. Puoi aiutare Suzy a capire chi è il criminale? Eccolo qua, ha usato gli occhiali e i raggi del sole per appiccare l'incendio. Qualche tempo dopo, Suzy e Alex incontrano un'elegante principessa che piange perché qualcuno le ha rubato tutti i gioielli. Vuole trovare il ladro. Alex interroga i vicini. Ero al secondo piano quando ho sentito qualcuno irrompere. Hanno rubato anche tutti i soldi dalla mia cassaforte, dice la signora scheletro. Un'altra vicina, la signora mostro, dice che qualcuno le ha sottratto il suo inestimabile vaso antico. Suzy sa per certo che una delle due sta mentendo. Dopotutto ha scritto lei questa storia. Ma Alex non riesce a capire chi è il ladro. Puoi aiutarlo? È stata la signora scheletro. Ha detto che era al secondo piano, ma la sua casa ne ha solo uno. Un elfo di nome Derek si avvicina a Suzy e le chiede aiuto. Non vede Fiona, la sua ragazza, da 2 settimane e teme le sia successo qualcosa di terribile. Suzy e Alex si recano all'indirizzo che gli ha dato Derek. Fiona gestisce un simpatico negozio di articoli magici, ma la gente del posto dice che nel seminterrato c'è una stanza per la magia nera. Riesce a vedere qualche indizio o porte segrete? Questo dipinto sul muro è appeso dritto, ma ci sono graffi come se qualcuno lo sposti di continuo. Anche Suzy e Alex spostano il dipinto e si apre una porta segreta. Scendono di sotto e trovano la stanza. Esaminano gli strumenti e gli appunti magici di Fiona e scoprono che sta lavorando a una ricetta per una pozione dell'immortalità. L'ultima cosa scritta nei suoi appunti è: «Oggi proverò la pozione su di me». I due vedono una porta sospetta con un enorme lucchetto. Alex sfonda la porta e vedono Fiona seduta su una sedia, priva di sensi, con in mano una bottiglia vuota. Cos'è successo? L'esperimento è fallito? O qualcuno l'ha aiutata? C'era per forza qualcun altro. Se Fiona fosse svenuta, non avrebbe chiuso la porta a chiave. Alex porta Fiona in ospedale. Nella hall ci sono 3 persone, ma c'è qualcosa che gli desta sospetto. Cosa c'è di strano? Il kit di primo soccorso ha un'immagine diversa dal solito. Suzy e Alex vanno a uno spettacolo di magia. Il mago sostiene di poter leggere la mente di chiunque. Suzy non gli crede. «Posso dimostrartelo», dice il mago, e chiede 2 volontari. Suzy e una ragazza di nome Amy salgono sul palco e scrivono i loro pensieri su 2 pezzi di carta. Li arrotolano e li mettono nel cappello del mago. L'uomo tira fuori il primo biglietto e dice: «Preparatevi a vedere un po' di vera magia! Una delle due ama un ragazzo di nome Mike». Ed è esattamente quello che pensa Amy. Rimangono tutte e 2 scioccate e iniziano ad applaudire. Il mago srotola il 1° pezzo di carta e lo mette da parte. Poi tira fuori il 2° e dice: «Suzy non crede nella mia magia». Di nuovo risposta corretta. Ma Suzy sa che il mago sta barando. Come?
La seconda volontaria non era vera. Il mago sapeva già cosa aveva scritto. Ecco perché ha detto la sua frase per prima. Poi ha aperto il foglietto di Susie, ha memorizzato il testo e lo ha ripetuto. Il mago è offeso, così chiama gli acrobati dello spettacolo per vendicarsi. Gli acrobati afferrano Susie e Alex e li obbligano a partecipare a un gioco di sopravvivenza. Susie e Alex devono camminare su un ponte di vetro. Un passo sbagliato e cadranno dove leoni affamati li aspettano. Ma se riescono in questa sfida, Alex si trasformerà in una persona reale. Metà delle lastre di vetro che compongono il ponte sono molto fragili, ma il resto è resistente. Come possono arrivare dall'altra parte e rimanere vivi? Devono strisciare vicino al centro del ponte, lungo le travi metalliche. La mattina dopo, Susie si sveglia nella sua camera da letto e urla: «Oh mio Dio, era solo un sogno!» Ma non lo era. Da cosa lo capisci? La maglietta di Alex è appesa sulla sedia.